Eh sì, effettivamente noi siamo il By Night Roma, siamo Radio By Night Roma. Roma, questa parola che c'è alla fine del titolo del nostro programma, ci dice che cosa? Ci dice che Roma, insomma, è sicuramente un museo a cielo aperto, è sicuramente un museo per quanto riguarda tutti coloro che studiano l'architettura. Credo che studiare architettura a Roma sia come, non so, imparare la musica a New Orleans più o meno, perché hai la possibilità diretta poi di andare a vedere e visitare i monumenti. Poi insomma Roma, e non solo, perché ci sono anche i dintorni, offre tantissimo. Parliamo anzi di architettura, lo facciamo con, non è che voglio ripetermi, ma questo devo dire, con due architetti, con la maiuscola. Abbiamo con noi Francesco Deli e Francesco Sabatini, buonasera. Buonasera. Ben trovati. Che fanno architettura, e un po' mi dispiace, non solo a Roma, nel senso che mi piacerebbe, insomma, che visto che sono andato a spulciare insieme a loro prima un po' il sito internet, ho visto quello che realizzano, mi hanno spiegato, mi hanno raccontato, insomma, che fate tanti concorsi, che lavorate, abbiamo visto qualche lavoro, qualche rendering molto all'estero, siete molto bravi. È un peccato, dicevo, a voi, diciamo, a noi che ci importa, però è un peccato che non lavoriate in Italia, soprattutto in Italia, questo è un mio giudizio personale, visto un po' il background che ha questo paese. Comunque, il vostro è uno studio associato, Deli, Sabatini, architetti. Vogliamo subito, magari così, raccontare brevemente come è nata questa collaborazione, chi vuole iniziare? Francesco, uno a caso. Okay. Ci proviamo. Vai. Allora, la nostra collaborazione nasce circa 12-13 anni fa, perché noi, una volta laureati, siamo stati invitati a collaborare all'università come assistenti volontari a un corso di progettazione, e lì ci siamo conosciuti, insomma. Abbiamo notato che c'erano delle diverse affinità tra di noi, ma anche enormi differenze. E abbiamo provato a metterci insieme, a condividere la nostra passione per l'architettura. È nata così, in maniera molto semplice. Poi diciamo che queste differenze sono rimaste, o in qualche modo vi siete venuti incontro, vi siete completati? È strano, però queste differenze a volte si vedono, a volte spariscono. A volte, una cosa che ho riscontrato ultimamente, non riesco più a capire dove finisce il mio segno e dove inizia il suo. Francesco, l'altro, che pensa di questo? Ah, che pensa? Sentiamo lui. Sì, è così. Così. È molto convinto. Molto convinto. No, stava riflettendo in qualche modo sulla veridicità di questa osservazione. E quindi, insomma, sì, abbiamo formato questo studio associato che ormai ha 11 anni, è da 11 anni che stiamo insieme. Il nostro studio ha sede in Roma, a Via Tronto, nella zona Trieste. E insieme a noi ci sono dei collaboratori che ci danno una mano, soprattutto per la parte di rappresentazione. Oh, allora, noi prima, ovviamente, stiamo parlando di architettura. Quando si parla di architettura, di arte, insomma, è qualcosa che ha bisogno di essere visto per poter essere spiegato e capito. Comunque, la domanda sarebbe stata, anzi è questa: qual è il vostro modo di intendere l'architettura? Noi prima abbiamo appunto visto qualche foto, come possiamo descrivere a parole? Perché poi, insomma, siete architetti nel vero senso della parola, cioè unite, mi pare di capire, quello che è il funzionale all'estetica, no? E alla, come dire, strutturazione, ristrutturazione degli spazi, quello che un po' dovrebbe fare l'architetto. No, lo dico perché sembra banale, però tante volte ascoltando altri architetti che parlano, non sai se sono architetti o potrebbero fare, non so, geometri o altri tipo di mestieri, sembrano sovrapponibili. Come possiamo qual è la filosofia che sta alla base del vostro modo di intendere l'architettura? No, posso dire che c'è una caratteristica che ricorre un po' in tutto il nostro modo di pensare, vabbè, diciamo un certo rigore, un'attenzione per lo spazio, la ricerca di una spazialità che sta sempre al di sopra di tutto, piuttosto che a soluzioni su singole, diciamo lo spazio al di sopra di tutto. E poi appunto rigore, una certa pulizia, una sintesi, una tendenza alla riduzione. Alla riduzione. Anche riduzione dei segni, delle... Esatto. Sì. Quindi una riduzione in quantità, no? Però dal punto di vista, sì, di qualità, c'è un forte impatto. Di qualità,
giusto? Certo. C'è un forte impatto. Ecco, per far capire a chi ascolta, ad esempio, le porte le abbiamo abolite. Per quanto possibile. Le porte come è un'iperbole la mia, però. Le porte per quanto... Parliamo naturalmente delle ristrutturazioni interne. Sì. Le porte per quanto riguarda le chiusure, le delimitazioni degli spazi, sì, ove possibile, chiaramente se parliamo dei servizi igienici o ove il cliente ce lo richieda, le porte ci saranno. Ma molto spesso le porte sono sostituite da o pannelli che simulano un elemento artistico quasi come una tela e quindi sono spesso staccate con dei bilici e quindi non incernierate alla parete, oppure quello che la funzione della porta viene assolta da una variazione dello spazio e della percezione dello spazio attraverso quello che è la contrazione e la dilatazione dello spazio. Quindi l'utente, l'abitante capisce che da un certo punto in poi lo spazio è cambiato perché lo spazio si è prima ristretto e poi si è allargato. Questo è uno degli esempi, insomma. Oh, se andate, se avete la possibilità di farlo, sul sito www.delisabatini-arc.it potete vedere appunto le foto di cui parlavamo prima, di tutta una serie di lavori, di tutti i lavori, chiedo, che avete fatto, sono alcuni. Una selezione. Tra l'altro hanno dei nomi anche piuttosto accattivanti, ne parlavamo poc'anzi fuori onda. La casa del filosofo a me è piaciuta molto, visto il mio background, ma più in generale, ecco, la cripta. La stavo guardando proprio adesso, piuttosto che Guglielma. Ecco, per esempio, vorrei partire da Guglielma perché secondo me un po' come dire, incarna il discorso che ha fatto prima Francesco, no? Sei d'accordo? Certo. Perché questa, raccontiamo un po', era una casa normale, giusto? Sì, più che normale. Più che normale. La solita casa di Guglielma, la casa, certo, di Guglielma, certo, giusto? Sì. Che è successo? L'avete stravolta. Sì, diciamo, siamo stati incaricati da questa coppia che praticamente la casa è stata totalmente ripensata, è stata svuotata totalmente, è stata riorganizzata secondo con l'impiego di quattro elementi che sono principalmente un grande muro cavo che racchiude tutti i servizi, poi un volume, la parte della libreria, un grande pannello scorrevole. Tutto però mantenendo come obiettivo la totale continuità spaziale, anche dal punto di vista percettivo, con sfondamenti visuali e poi dando la possibilità alla luce di riguadagnare tutti gli spazi che una volta erano preclusi, appunto seguendo, certo, la continuità dello spazio. Certo, certo, andando a vedere le foto ovviamente questo vi sarà molto 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 chiaro. Vorrei aggiungere, posso, prego, aggiungere, certo, solamente una cosa, che questa casa, gli utenti di questa casa, i committenti, non sono come uno potrebbe immaginare vedendo le immagini dei ragazzini, ma sono una coppia di sessantenni all'epoca, ormai ultra sessantenni, che si sono affidati a noi e si sono fidati di noi, anche perché ovviamente è difficile raccontare un'architettura su disegno o su immagine di questo tipo, e loro però nonostante tutto si sono affidati e adesso la vivono e la sentono propria. Certo, hai fatto benissimo a ricordarlo, perché giustamente uno può pensare una coppia più giovane, più predisposta ad andare a modernizzare, cosiddetto, no? Nuovo. Al nuovo, è chiaro. Volevo aprire e poi... la trovano, sì, comoda. Comoda. Questo ma questo è importante, no? Nostro è estetica, questo. E funzionalità, questa è l'architettura. Devono, come dire, congiungerci, deve esserci un'osmosi, giusto, tra, diciamo, questi due concetti. È migliorata la loro qualità di vita all'interno di questo spazio. Certo, perché a volte mi sembra anche di vedere cose bellissime, quasi barocche da un punto di vista estetico, poi un po' scomodine, questo è il mio giudizio, ma sarebbe una parentesi troppo lunga da aprire. Veniamo alla parte che riguarda, tornando a quello che dicevo all'inizio, l'estero e i concorsi. Tra l'altro c'è sempre una sezione dedicata a questo sul sito. Partecipate a molti concorsi, a molte aste di fatto. Che fate? Sono concorsi internazionali, sì, di architettura che si svolgono in tutto il mondo. Sì. Sono a procedura aperta. Noi
Diciamo che l'attività principale dello studio è quello di partecipare ai concorsi. Chiaramente per poter partecipare ai concorsi ci vogliono molte risorse e molto tempo e di conseguenza siamo costretti, tra virgolette, anche con piacere, però a fare altro. Abbiamo partecipato a concorsi all'inizio in Italia, però data la difficoltà della situazione italiana abbiamo preferito, tra virgolette, espatriare, nel senso che abbiamo preferito purtroppo partecipare a concorsi banditi veramente in tutto il mondo. Sì, io vedo qui, leggo Seul, Berlino, Sofia, insomma, giusto per citarne qualcuno. Spagna, Slovenia, Belgio, insomma. E noi selezioniamo il concorso in base al tema. Sono sempre, infatti, tra l'altro per noi il concorso è sperimentare, non è vincere. Sappiamo benissimo quanto sia difficile. Però poi se si vince fa piacere. Se vince meglio, però direi proprio che fa piacere. Sì. Sì. E dicevo, è sperimentare. E infatti non c'è un tema uguale all'altro. E quindi è ogni volta un mettersi in gioco per ricominciare, è partire da zero. E questo devo dire che è molto faticoso. Ma stimolante allo stesso tempo. Ogni volta ti rimetti in gioco per stimolare. Allo stesso tempo, ci credo. E poi quando si vince c'è anche la soddisfazione. Per concludere, scusate, io non voglio fare il patriota, anche perché lo sono fino a un certo punto, ma perché in Italia c'è questa difficoltà per l'architettura? Si può rispondere facilmente. Se mi dici, non potete pure dire, no, guarda, non te lo so dire. Perché c'è questa difficoltà? È assurdo, no? Se ci pensiamo. È una risposta complicata. lo so. È incompromettente, insomma. È difficile rispondere in due parole, però certo la situazione in Italia non è facilissima dal punto di vista economico. Certo. E in più, purtroppo, sappiamo il livello di corruzione, purtroppo incide anche. Ragazzi, nel, se questa è la risposta, questa dobbiamo dare, ma non è che ci possiamo girare intorno. Purtroppo sarà qualunquismo, però purtroppo. No, io voglio che mi diciate quello che pensiate, non c'è niente male, siamo qua apposta. Radio libera questa. Anche perché questo per quanto riguarda le grandi opere, i grandi concorsi. Certo. Per quanto riguarda il privato, piccole opere. Ovvio, sì, no, io parlavo in riferimento proprio ai concorsi, visto che eravamo arrivati a questo punto. Ma noi saremmo felicissimi di partecipare ai concorsi in Italia se fosse trasparente o sembrasse trasparente quanto all'estero. Certo. Benissimo, e allora lo ripeto ancora una volta, il sito dove potete andare veramente a capire tutto quello che abbiamo spiegato, abbiamo raccontato, è www.delisabatini-arch.it. eventualmente c'è anche Deli Sabatini Architetti, che è la pagina, il canale Facebook. Lo studio si trova Corso Trieste, insomma, quindi anche in una bellissima location, via Tronto 29 Roma. C'è anche un numero eventualmente per chiamare, vi do il fisso, 06 88 92 12 28, lo ripeto, 06 88 92 12 28. Francesco Deli, Francesco Sabatini, io vi ringrazio veramente, insomma vi auguro ancora, come dire, tante realizzazioni di successo, come ne avete già tante, insomma. Grazie a te. Nel vostro, come posso dire, così. Neanche perché, vedi, uno non può dire nei vostri ricordi, perché sono cose che rimangono, quindi nella vostra esperienza, va bene? Grazie Francesco. Ciao. Grazie. Noi andiamo avanti, insomma, questa è Radio Benedetta Roma, continuate a seguirci, naturalmente potete farlo, come ricordo spesso in questa sede, anche attraverso i social.